Ciao a tutti, oggi video mi preparo con voi. Oggi è una giornata un po' particolare perché starò praticamente quasi sempre in casa, tranne nel pomeriggio che penso di farmi una passeggiata per un'oretta. E visto che adesso, insomma, ho appena finito di farmi la piega, ho deciso di registrare questo mi preparo con voi perché ho un esame alle 14, quindi durante il pomeriggio starò praticamente davanti al PC con la videocamera puntata e poi ho anche un seminario alle 3:30 perché sto seguendo un corso con la banca Sella. Quindi perlomeno la faccia vorrei che fosse presentabile e ne approfitto insomma per fare due chiacchiere con voi perché da un sacco che non registro, vi mostro un pochino quali sono i miei prodotti che sto utilizzando per un trucco piuttosto leggero. Ho appena finito di fare la piega perché me li sono appena lavati, ovviamente con il mio fantastico Dyson, e quindi andiamo subito bando alle ciance perché sennò diventa di nuovo un video lunghissimo. Ho già fatto la skincare, ho applicato il siero, la crema e il contorno occhi. Adesso mi vado adesso vado ad applicare questo qui che è il Vitamin Glow di Smashbox ed è della linea Photo Finish. Questo è sempre un siero e io mi trovo benissimo perché veramente che perfeziona tantissimo l'incarnato da luminosità. Io ne vado ad aggiungere veramente pochissimo e in versione mini size questo qua e poi lo vado a spalmare. Come se fosse tipo crema, siero. Insomma, non vado a seguire un ordine particolare. Vi dico già che non guarderò fisso la videocamera perché sono in bagno e qui ho lo specchio, quindi poi, insomma, ovviamente truccandomi sarà un video super breve, proprio perché appunto è un make-up molto molto veloce e poi avendo l'esame alle 14, è vero sì che mi sono presa un po' di tempo per farmi pieghe e quant'altro, però voglio subito andare a ripetere. Era un tempo in cui agli esami andavo sempre struccata, super sfatta, con delle occhiaie assurde, non che io adesso non le abbia, però insomma adesso ci tengo ad essere un pochettino presentabile perché appunto sono gli ultimi esami, ci tengo tantissimo, ormai è quasi finito il mio percorso universitario ed è cambiato un pochino un po' il mio approccio. Voi come state? Cosa mi dite? Cosa mi raccontate? Allora, adesso parto prima di tutto con le sopracciglia. Utilizzo questo kit di Benefit, con cui mi trovo molto molto bene. E insomma, raccontatemi un po', ditemi come state. Lo so che è tantissimo che non registro un video, ho tantissime idee, però c'è anche da dire che è difficile poi farle, ma non per chissà che motivo, semplicemente perché non avendo il PC mi è difficile proprio andare poi a modificare con il cellulare perché ho tantissime idee, vorrei parlarvi di un sacco di argomenti e insomma, però ce la faremo come sempre. È da tantissimo che non registro anche gli svuota la spesa e tantissimi mi avete detto insomma che fine io abbia fatto, però devo dirvi che ultimamente non sto facendo una spesa chissà che perché sto cercando di ripulire un pochino il frigo, insomma, da quello che ho. Quindi quando mi capita poi di uscire, magari di passare dal supermercato, o magari ci passa Mauro così al volo, mi faccio prendere giusto quello che mi manca, quindi tipo il sale, cose che proprio mi sono finite e di cui tipo non ne posso fare a meno. Vado semplicemente a riempire un pochettino le sopracciglia. Secondo me, più che secondo me, le sopracciglia sono proprio un biglietto da visita per lo sguardo. Quando le faccio, secondo me mi cambia totalmente il viso, o comunque più che il viso, lo sguardo, mi dà già uno sguardo più sveglio, più attento, non lo so, mi piace molto di più. Ed è uno step che io faccio sempre, anche se non mi trucco, cerco di abbassarmi, perlomeno le sopracciglia devono essere sempre a posto. Ecco qua. Non sono super perfette, però insomma, mi piace anche avere un po' l'effetto naturale, quindi non ditemi niente. Vado a fissarle con questo gel di Essence, questo qua. Questo è molto vecchio, dice Lash Brow Gel Mascara 24 ore. È un po' vecchio come prodotto, però vedete, mi sta praticamente finendo, quindi non lo ricomprerò perché ho provato due fissanti di Benefit e mi piacciono tantissimo.
Quindi poi non appena, insomma, finisco, posso scegliere quali prodotti ricomprare e quali non ricomprare e questo non lo prenderò, anche se devo dire che costa pochissimo, quindi insomma, ovviamente io mi perdo sempre in chiacchiere. Poi, correttore, utilizzo questo qua, il solito che conoscete già, vedere il pack, l'Instant Anti-Age di Maybelline. Oddio, anche sulla tuta quella di Shein che ho comprato da poco e devo dire che è super super comoda per stare in casa, è molto carina perché poi ha già la felpina e il pantalone, non dovete stare a pensare cosa indossare sopra, cosa indossare sotto ed è molto molto carina, mi piace, è comoda, non è né fresca né calda, è un tessuto secondo me perfetto per questo periodo. Come vedete il correttore io vado a picchiettarlo sia sulla palpebra, quindi sulla parte superiore dell'occhio, che sulla parte inferiore, quindi qui, il contorno occhi, perché mi va a fare anche da primer. Allora, io non uso sempre il fondotinta perché poi mi si uniforma già col correttore, perché poi faccio anche un pochino di contouring, però questa volta vado a utilizzare lo Star, questo di Dior che è super super leggero. Questo ovviamente non è un tutorial perché vedete che sto utilizzando dei metodi proprio elementari per truccarmi, però era anche e soprattutto un modo per chiacchierare un pochettino con voi. Ho due piatti che vorrei, insomma, pubblicarvi in un What It In A Day, quindi penso che a breve girerò anche quello. Ora, non appena sistemo la questione esami, quindi oggi, penso che nel pomeriggio, tardi, o al massimo domani mattina, comincio ad editarli, mentre in serata voglio registrare il video sui preferiti, quindi sui preferiti del mese di febbraio, e in quella categoria voglio anche inserire le serie TV, voglio mettere i film perché insomma, stando parecchio in casa è bello, cioè io almeno vado poi a vedere un attimino, oppure chiedo alle mie amiche che serie TV mi consigliano, cose di questo genere, perché sto guardando da non so quanto tempo Le Regole del Delitto. L'unica cosa è che è una serie lunghissima e per quanto mi piacciono le serie lunghe, poi a volte voglio proprio cambiare. E quindi nel mentre magari mi guardo un film, mi guardo un programma televisivo, mi guardo altro perché insomma, per quanto mi piaccia, per quanto poi a volte ho proprio bisogno di fare un po' di detox dello stesso, insomma, perché soprattutto le serie che poi mi scelgo a volte sono un po' pesantine, quindi insomma, ecco qua. La base è fatta, abbiamo più o meno uniformato, un pochino l'incarnato. Ecco qua. Le luci tra l'altro sono un po' strane perché qui batte il sole. Utilizzo questa palettina di Revolution, questa l'ho avuta a Natale, come potete, non so se ricordate nel video dei regali di Natale, ve l'ho mostrata, insomma me l'ha regalata Mauro. Vado a prendere questo colore qui, vedete anche la mia immagine, e lo vado ad applicare qui, semplicemente. È un trucco molto molto spartano, però mi dà già l'effetto di essere un pochettino più sistemata. Poi, almeno per quanto mi riguarda, la risoluzione webcam del mio PC, quello insomma di lavoro, perché per fortuna che ce l'ho veramente, sto utilizzando quello per dare gli esami, e la risoluzione della webcam non è altissima, quindi non è che si vede benissimo l'immagine. È giusto una questione mia, insomma, di stare un pochettino ordinata. Ecco qua. Poi, sempre con lo stesso colore, vado ad applicarlo sotto. Sotto l'occhio, così. Per dare una leggera sfumatura. Ok, vedete? Non si vede neanche tantissimo, però perlomeno. Utilizzo poi questa palettina di She Glam, questa è della linea di Shein, e della Missing Contouring Palette, la 502 Nude. Questa ve l'ho già fatta vedere nell'haul, vedete, ci sono questi sei colori, ed è super pratica, super comoda, e mi sta piacendo davvero tantissimo. Utilizzo questa centrale, questa qui, il pennello.
purtroppo con questa situazione, ovviamente la vado ad applicare qui e poi la sfumo, insomma. Con questa situazione passa anche un po' la voglia, almeno per quanto mi riguarda, di vestirmi, di truccarmi, perché con la mascherina si esce, la mascherina poi si sporca, mi è capitato poi a volte di essere a macchie, insomma, è un po' una noia, infatti non vedo l'ora che finisca tutto, penso un po' tutti. I miei genitori dovrebbero venire a Pasqua, non vi ho detto, sono venuti per un paio di giorni, sono stata felice, sono venuti lo scorso weekend, no, anzi 2 weekend fa, perché ormai, diciamo, sabato scorso era già una settimana, e nulla, insomma, sono riusciti a venire, però a Pasqua, insomma, non lo so, che comunque si sa quale cose cambiano. Ecco qui, poi lo vado a stendere un po' qua. Gli abbiamo finito, quasi finito. Già vi dà un aspetto diverso. Poi vado ad utilizzare un pochettino di blush, non troppo, però ne metto un pochino. Utilizzo ancora questa palettina di Kiko, che poi ovviamente dovrò buttare perché la terra ormai è andata, però il blush c'è ed è comunque un bel blush, color malva, quindi ne metto pochissimo. Rispetto alla terra, io il blush mi dura un pochettino di più. Ecco qua, un po' sul naso, fatto, e nulla. Insomma, fatemi sapere voi come state e cos'altro. Mascara. Allora, un mascara che metterò nei preferiti, ve lo spoilerò già, è questo qua, è Lash Paradise di L'Oreal. Oggi però utilizzo questo di Essence, che è Love Extreme, ed è nel colore marrone. Quello lo utilizzo un po' di più quando devo uscire, quindi con la mascherina dà un effetto bellissimo di ciglia finte. Questo invece, stando qui, mi serve giusto per, insomma, segnarle un po'. Mi abbasso un po' così mi riuscite a vedere. Mascara messo, dà già un effetto un po' più occhio aperto e nulla, adesso non metto nient'altro, vado semplicemente ad applicare un pochettino di burro cacao, dovendo appunto stare in casa, non vado a mettere su rossetti, ora vi faccio vedere quale sto utilizzando. Sono dovuta andare a prendere il burro cacao in borsa, quindi perché lo porto quasi sempre con me. Qui ho un altro burro che utilizzo la sera prima di andare a dormire, del lip butter di Labello. Questo si apre e va applicato con il dito o con il pennello, però questo qui trovo che sia molto molto più idratante, ed è il Blistex. Questo è la serie Triple Butter, quindi ecco qua. Ho messo la lacca e ora stavo vedendo che sembrano un po', però a breve questo effetto va via. Stanno crescendo un sacco i capelli. Io poi sono super vanitosa, appena ho gli specchi, mi guardo, mi specchio tantissimo. Ecco qui. Mi piace molto questo burro perché poi rende anche le labbra un pochino lucide. Grazie. Allora, questo è quanto. Questo è il mio trucco. Qui sono davanti alla luce. Spero che possa piacervi. Come vedete, è un trucco super super basico, insomma, niente di che, appunto, per stare in casa, per lavorare. Penso che sia adatto un attimino per darci una sistemata, per vederci un pochettino più belle, un pochettino più luminose, anche stando in casa, dovendo lavorare in casa, seguire seminari, lezioni, università e tutte le varie cose che tantissime persone come me stanno facendo, quindi questa è la situazione, dobbiamo continuare ad avere un pochettino di pazienza, comportarci bene, lo sappiamo tutti. Spero di avervi tenuto un pochettino di compagnia, come voi fate a me, e scusatemi ancora se sono un po' assente. Spero di rimettermi di nuovo in carreggiata con la pubblicazione di più video ogni settimana. Vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!